che non ci si fa più. È l'unica cosa che gli posso dire. Questa è la botta finale. Ultimi acquisti al mercato settimanale del Giotto ad Arezzo, perché dalla prossima settimana tutto il settore non alimentare sarà fermato dalle nuove disposizioni della zona rossa, in cui, come sappiamo, è finita la Toscana. È così, da domani zona rossa anche in Toscana, sicché... Lei che ne pensa di questo provvedimento? Io non è che pensi, mi sembra una cosa... un po' assurda comunque. Rabbia e tristezza sono i sentimenti più comuni. Un anno fa, a questo punto, molti ambulanti erano già a preparare i mercatini di Natale. 15 giorni, 20 chiusi, va bene, ci si sta. Però dateci poi la prospettiva di un futuro, di poter lavorare per il Natale, per le feste, che nell'inverno è l'unico ristoro che abbiamo, più di quello del governo di sicuro. Che questi giocano come se si fosse bambini, noi non siamo bambini. Questi ci pigliano per cretini, la biciclettina, la rotella. Io sarei per non pagare più le tasse, in modo che non gli arrivano più soldi e smettono di fare qua, quella, qua. Qua, avendoci chiuso, le entrate sono quelle che sono, di conseguenza c'è bisogno di un supporto, noi siamo fiduciosi, di aspettare e essere fiduciosi. Questa è la soluzione che abbiamo sostanzialmente. Abbiamo seguito tutte le regole, il gel, la distanza. Non c'è mai stato confusione negli ultimi mercati, perché non, la gente comunque ha paura e solo chi se la sente viene. E ora siamo disperati perché... si è avuto poco aiuto nel lockdown precedente e ora penso proprio che non ci stanno, non ci aiuteranno sicuramente. Non si può andare avanti, questa gente parina che lavora per andare avanti e in questo modo non ha un sistema di vivere, anche loro, cioè come fanno? Non si sa quando tornano, questa roba che... acquistano, chi le investe, chi le dà soldi. Nel prossimo mercato, dunque, sarà soltanto consentita la vendita di generi alimentari. La prossima settimana la troviamo qua. Sicuramente, se non muoio prima, tanto non mi vuole nemmeno il veronavirus a me, sicché...